Notte di sangue a Lagos, epicentro di un moto di protesta nazionale che da 2 settimane reclama il rispetto dei diritti umani e la fine del brutale uso della forza da parte della polizia. Secondo Amnesty International e l'agenzia France Presse, ci sono morti e feriti fra il migliaio di manifestanti che stavano presidiando il casello di Lekki, nonostante il coprifuoco di 24 ore imposto dalle autorità. La polizia avrebbe sparato contro la folla. A scatenare le proteste, soprattutto giovanili, è stato un video diffuso a inizio ottobre che mostrava un uomo picchiato presumibilmente dal corpo di polizia noto come SARS, Special Anti-Robbery Squad, le cui torture vengono denunciate da anni da organizzazioni per la difesa dei diritti umani. Il governo ha promesso lo smantellamento di questa unità, ma la mobilitazione, che raccoglie anche il disagio per la povertà e la disoccupazione, non si è fermata. I blocchi su importanti vie di comunicazione, gli atti di vandalismo e l'attacco ai istituti penitenziari di Benin City, con la fuga di quasi 2.000 detenuti, hanno portato l'esecutivo a dichiarare il coprifuoco.